È durata circa 4 ore la terza somministrazione di chemioterapia nei confronti del boss mafioso Matteo Messina Denaro, rinchiuso dal 18 gennaio scorso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila. Nell'ambulatorio realizzato ad hoc di fronte alla sua cella, l'ex superlatitante, arrestato a Palermo nella clinica privata dove era in cura per un tumore, ha ricevuto la terza dose, assistito da un oncologo, un anestesista e una infermiera, tutti e tre dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Secondo fonti sanitarie, il sessantenne, seguito dal reparto di oncologia diretto dal professor Luciano Mutti, è in buone condizioni e per ora non ha avuto problemi legati agli effetti collaterali. Il paziente è tranquillo, è in buono stato, non sono emersi segnali negativi e le cure proseguono come da programma, nel pieno rispetto dei protocolli, sottolineano i medici. Intanto il caso del capomafia non interessa soltanto sul piano investigativo, con il lavoro già fatto da Procura di Palermo e Rossi per acciuffarlo dopo 30 anni di latitanza, e con quello tuttora in corso. Attorno a questa vicenda infatti sono scaturite diverse curiosità, a partire dal senso dell'umorismo un po' sui generis di chi si è voluto travestire da Messina Denaro per festeggiare il carnevale in diverse località italiane. La vita di Matteo Messina Denaro arriva ora anche al cinema con la Bambò Production, la società di Marco Belardi che ha acquistato i diritti del libro Usiccu di Lirio Abate, edito da Rizzoli, e ne realizzerà un film per il grande schermo. Sarà una produzione imponente, la regia sarà affidata ad un importante regista italiano. Lirio Abate, giornalista in prima linea nella lotta alla mafia, delinea nel suo libro 10.000 copie vendute il complesso ritratto del latitante più pericoloso d'Italia, il giovane amante del lusso, il femminaro delle notti palermitane, il killer spietato, il boss, lo stratega, il mafioso che ha avallato e curato la scelta stragista di Cosa Nostra negli anni 90. E poi il padre, latitante imprendibile, l'affarista che ha stretto legami indissolubili con la politica, l'imprenditoria e la massoneria, mostrando il ruolo che il boss ha avuto nelle gerarchie mafiose. Il libro spiega perché la cattura di Messina Denaro, depositario dei segreti della mafia, riveste un passo decisivo per sconfiggere Cosa Nostra. E venerdì prossimo, dalle 17, dentro il parco archeologico di Selinunte, con ingresso gratuito, ci sarà un evento musicale per fare memoria, per celebrare l'arresto del boss, un concerto del titolo A nome loro, musiche e voci per le vittime di mafia. Ricco il cast di artisti che hanno risposto all'invito di Sade Mangiaracina, musicista jazz originario di Castelvetrano, di esibirsi gratuitamente all'ombra dei templi per un concerto dal forte valore simbolico. Sul palco, tra gli altri, saliranno anche la rappresentante di lista Simona Molinari, l'attore Claudio Santamaria, Chiara Galeazzo, Giovanni Caccamo, i Modena City Ramblers, Lello Nelfino, Shakalab, ma anche lo stesso giornalista Lirio Abate, la vedova Tina Montinaro in videocollegamento e Dorotea Mondo. Il concerto sarà presentato da Gino Castaldo e Francesca Barra. Durante la maratona di musica e parole sarà ricordata la cattura del boss Matteo Messina Denaro, che proprio nel territorio di Castelvetrano è nato e ha trascorso gran parte della sua latitanza. All'ingresso del parco sarà allestita anche la mostra dell'agenzia ANSA dal titolo L'eredità di Falcone e Borsellino, completata adesso anche dalla pagina che racconta l'arresto di Messina Denaro. Dalle 21 alle 22:30 si terrà la diretta su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Il concerto si terrà nel teatro all'aperto tra il Tempio e la collina dell'Acropoli del Parco archeologico di Selinunte, col patrocinio della regione siciliana e dei comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazzara e Partanna, ma anche di CGIL, CISL, UIL e della Fondazione Falcone.